Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, che insieme a Francesco Istituto Mediterraneo di Poesisti porta avanti la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Francesco, salve a tutti, sì. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, l'indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Poesisti e casella postale 56 Marostica Vicenza. E comunque sempre su internet c'è tutto quanto quello che riguarda questa trasmissione e tutti i sistemi per contattarci, rimanere in contatto e per avere informazioni. Perciò chi vuole appunto fare gli ascoltatori, seguirsi in maniera più assidua, ha la possibilità tramite internet di interagire con noi in maniera quasi quotidiana. 2800 pagine aperte nel mese di maggio, comprensive del Collegio dei Sali, quello del male, e comprensive della fede pagana, 50-60 pagine sulla fede pagana Lixum, e 750 pagine del sentiero d'oro. Per cui 2800 pagine, penso che sia un buon, solo nel mese di maggio questo, con tutti i casini che abbiamo avuto, penso che sia stato un buon risultato. Sì, insomma. Ma ottimo come risultato. Cioè, 2000, ritorno a ripetere, sono state aperte 2800 pagine dei siti di cui io ho le chiavi, perché chiaramente Francesco ha altri siti di cui lui ha le chiavi e noi non posso andare a vedere i suoi, però fate conto, quello che io ho le chiavi, 2800 pagine aperte, questi sono i risultati di del mese di maggio. Sì, beh, poi io, come sapete, noi controlliamo poco perché di costo degli accessi, perché abbiamo avuto una serie di servizi pubblicitari che Claudio non utilizza e ogni tanto andiamo a vedere appunto le statistiche su questo. Questo dà anche la dimostrazione un attimino della diffusione, però i nostri siti come contenuto hanno parecchio materiale e sono sempre fra i più ricercati nell'ambito specialistico del paganesimo italiano, anche perché il panorama del paganesimo italiano, a parte molti giovani, molti ragazzi che hanno da fare, perché tanto per dire, io ho visto la categoria paganesimo dei gruppi di Yahoo, in solo in pochi giorni sono da 103 gruppi a 108, non so se salite ancora, e che vuol dire che c'è un fermento consistente, però molte persone non sanno che direzione prendere, cioè, anche perché purtroppo la definizione del paganesimo tendono a darle i cattolici, e poi c'è chi volutamente si vende o fa azioni di disinformazione, chiamiamola così, per essere buoni, e anche loro hanno delle difficoltà di orientarsi. Per fortuna che ci siamo noi, che almeno teniamo in questo ambiente, evitiamo che nascono troppi servi verso il cristianesimo, soprattutto perché c'è qualcuno che vorrebbe spacciarsi per pagano, in realtà non è pagano e poi è soltanto un servo dei cattolici. Sì, in effetti quello che abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio è che il pensiero e costruire un qualcosa che abbia un suo fondamento sulle emozioni, sulla vita degli uomini, in realtà obbedisce a delle leggi di guerra. Sì. Cioè, perché quello che voi non fate fatica a comprendere, ma quasi tutte le persone non riescono a mettersi in questa ottica, è che c'è una sola cosa importante nella vita, e siamo noi stessi. Cioè, ogni singola persona è un patrimonio. Cioè, voi pensate perché esiste il servizio sanitario, perché esiste il servizio pensionistico, perché esiste la polizia, perché esiste una struttura dello Stato così grande? Semplicemente non solo per appropriarsi delle persone, cioè per controllare le persone, ma anche per garantire delle persone che siano dei consumatori, dei produttori, che facciano funzionare una certa struttura di quello che è il sistema sociale. Per cui ogni persona è un patrimonio. E il patrimonio viene conteso da più parti, cioè quando si dice fa proselitismo, mega porta via tanti uomini, no, tante si è convertito, cioè in realtà è un fatto di perdere potere all'interno del sistema sociale. Se tutti gli uomini prendessero a propria mano la responsabilità della loro vita, tante cose cambierebbero. Sì, di fatto appunto una cosa, sempre un errore, che questo deriva anche da una educazione tipo cristiana, è quella del delegare. Cioè, poi del pensare che ad esempio ci possa esistere la pace eterna, ma la pace eterna è soltanto la morte per i cristiani. Di conseguenza, in una società esisteranno sempre degli scontri, esisteranno sempre delle fazioni, esisteranno sempre un qualcosa che tende ad affermarsi o scontrarsi con qualcosa. Il problema è questo qua, che lo scontro in sé non è che negativo. Il problema è quando si scontra tra una visione che dice noi siamo una componente della vita e dell'esistenza e siamo consci che ci battiamo alla pari con altre persone che hanno il diritto, con altre entità o con altre forze che anche loro hanno il diritto di affermarsi, che hanno la capacità anche loro di
elaborare, di essere e di riconoscere la diversità, il pericolo è quando ci si scontra tra il famoso politeismo e il famoso monoteismo, perché in quel caso sono due visioni del mondo, due visioni della vita che sono inconciliabili, anche perché il monoteismo è la negazione dell'esistenza. Io prima di venire qui in radio, Francesco, ho stato un attimo a cincischionare con la televisione, sai, passi i canali, guardi quello che c'è, allora c'è Maga che fa i tarocchi, poi c'è l'altra che fa cure di Magranti, poi sta l'altra che fa altre cose ancora. A un certo punto su Telealto ho trovato la tua amichetta del cuore, la Gatto Trocchi. Allora, la Gatto Trocchi stava boforchiando fra le sue cazzate in mani, oltretutto, vabbè, parte i comportamenti, ma proprio anche a livello schifido del pensiero, stava dicendo che le religioni evolute, cioè anche la Grecia esce dalla religione evoluta, diventa una religione evoluta quando parla del Dio creatore, che dopo un concetto che passa da Platone, passa al cristianesimo e viene fatto proprio dal cristianesimo. In realtà questa non è una questione di essere una religione evoluta, è un'involuzione di quello che è il pensiero. E siccome mi ha fatto incazzare, io prima di partire ho raccolto un po' di materiali, un po' di fotocopie dal Timeo, un po' di fotocopie della metafisica di Aristotele, mi sono preso il trattato sull'anima, sull'immortalità dell'anima del Pomponazzi e tre appunti, e stasera vi beccate la trasmissione sul Timeo, su Aristotele e sull'immortalità dell'anima, perché la Gatto Trocchi mi fate girare le palle. Beh, la Gatto Trocchi è specialista nel far girare le palle e sparare palle a continuazione, in continuazione. Ma la cosa che, ad esempio, beh, lei essendo cristiana, logicamente ha questo comportamento. Io mi ricordo sempre una sua affermazione quando un giornalista gli chiese, la Gatto Trocchi, ma perché secondo lei esiste una volontà delle persone di crearsi dei propri riti, di partecipare a dei riti, di cercare cose molteplici, cose diverse, di non rimanere legati a un'unica visione del mondo, a un'unica realtà, a un'unica affermazione religiosa? Diceva, per me sbagliano perché non comprendono la ricchezza del cristianesimo. Cioè, anche perché appunto lei fa l'opera di missionaria, però noi sappiamo che il cristianesimo è soltanto squallore, è soltanto povertà, è soltanto negazione di qualsiasi cosa. Logicamente e lei non è capace di concepire o di permettere che le persone possano scegliere, che le persone possano inventare. D'altronde lei parte da una concezione puramente evoluzionistica, cioè nel senso negativo, cioè nel senso di dire gli altri sono disgraziati e andiamo sempre verso un Dio migliore. Ma questa è un'affermazione che dal punto di vista della non parlo della specie, non parlo dell'individuo, io parlo della cultura. La cultura non è che parte da un concetto primitivo, da un concetto povero, da un concetto misero. Non è che la mitologia africana sia inferiore alla mitologia greca, non è che la mitologia americana sia inferiore alla mitologia romana. Sono mitologie proprie che hanno la loro dimensione, che hanno la loro validità e che chi si riconosce in una visione non monoteistica sa cogliere nella bellezza le capacità, al di là poi delle singole affermazioni, dei singoli legami, delle cose dettate dalla loro natura, ma sapendo che è una mitologia che viene costruita dagli uomini, viene costruita dalle persone, dalle culture, non è un problema. Lei parte da questa concezione, c'è qualcosa che è peggiore, che è inferiore, e si evolve verso il Dio unico. Questa parte, dal punto di vista della storia delle religioni, è un'affermazione puramente falsa. Infatti, i monoteisti sono specialisti nel falsare le cose. E poi i semi monoteisti le fanno proprie, insomma. Cioè Dio crea l'uomo, dopo l'uomo diventa prima totemista, dopo animista, dopo politeista e dopo trova il Dio unico. Cioè queste paranoie mentali che sono in testa a tante persone veramente sono delle offese per l'umanità, ma d'altronde veniamo fuori dall'orrore cristiano e chiaramente dobbiamo venire fuori. Sì, ma anche perché, come dicevo, i monoteisti tendono sempre a falsare, ad annientare, a cancellare e poi tendono a ricostruire il passato in base alla loro necessità. Basta pensare che, ad esempio, loro dicono sempre sì, la mitologia greca o romana si è evoluta verso forme superiori. Non è vero, perché il monoteismo è un abbattimento. Loro sono questi a inventarsi il corso dell'evoluzione verso forme superiori perché non sono riusciti ad annientare il bagaglio culturale, religioso, spirituale, esistenziale dell'antica Grecia o dell'antica Roma. Dove hanno potuto veramente cancellare tutto, oltre che le persone, anche la cultura, la storia, la memoria, tipo nell'Africa, loro possono benissimo raccontare tramite i missionari, tramite gli studi fatti da cristiani, che tutte le mitologie africane hanno un Dio creatore, cosa che non è vera. È allucinante. Però questo lo fanno perché in Africa sono potuti arrivare, sono potuti annientare centinaia di milioni di persone, a distruggere la cultura. E dopo si sono offerti loro come mediatori, come quelli che potevano raccontare cosa erano gli altri. Esatto. E a questo punto hanno raccontato quello che hanno voluto, cioè hanno sempre deformato tutta l'esistenza, tutta la cultura,
e non hanno avuto problemi a deformare ulteriormente la storia di un popolo. Comunque dimostrerò con poche cose, insomma, nel giro di un'ora, come l'idea religiosa del politeismo sia infinitamente più avanzata e più attuale di un'idea monoteista, anche perché bene o male fa parte del patrimonio culturale ormai acquisito, penso, il concetto secondo cui nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Per cui è un po' difficilino vendere ancora, spacciare un Dio che ex nihilo crea il mondo. Ed è anche duretta spacciare l'idea di Erasmo da Rotterdam secondo cui il demiurgo platonico è uguale al Dio dei cristiani. Un po' duretta, insomma, abbiamo qualche traduttore indipendente ultimamente, non so se avete idea, per cui rifaremo, daremo una rivisitatina, insomma. Ma non esiste nessun Dio all'interno di nessun pantheon che sia politeista che assomiglia al Dio dei cristiani. No, ma cioè, non esiste. È lo stesso in Platone, c'è l'opera demiurgica, no? Cioè c'è il venire in essere delle coscienze e ci sarebbe questo ente che va ad ordinare all'interno del caos. Però questo ente che va a ordinare all'interno del caos non è superiore agli dèi, è forse la forma più bassa delle divinità, delle idee, degli dèi stessi, perché è una divinità ordinatrice di ciò che già c'è. Però il problema di dire ordino ciò che già c'è non significa affermare che c'è una volontà esterna che ordina, ma che ci sono delle forze che fanno dei passaggi, fanno dei mutamenti. Per cui si identificano queste forze, ma non si staccano da quello che sono gli oggetti, se non all'interno di un discorso discorsivo. Però le forze della trasformazione sono all'interno degli oggetti, tant'è che c'è il caos, per esempio, c'è la notte. Cioè, Platone ti riconosce tutte queste divinità mitiche esiodee, perché in realtà sono le divinità da cui il presente viene germinato. Il problema è che Platone non sapeva che energia e materia sono la stessa cosa. È come dire il discorso di Pomponazzi. Pomponazzi non sapeva che l'energia e materia è la stessa cosa, per cui il corpo e l'anima sono la stessa cosa. Cioè è il corpo che supporta tutte queste qualità che vengono divise in anima, mente e pensiero. Però sono delle cose soggettive nostre. Se Platone avesse saputo che in natura nulla si crea e nulla si distrugge, che l'energia e la materia sono esattamente la stessa cosa organizzate in maniera diversa, avrebbe potuto capire che le qualità del pensiero, dell'anima, della mente non sono altro che espressione di quello che è un corpo. Qualunque corpo, sia di fisico, che noi chiamiamo fisico, o di energia, esprime mente, esprime nous, esprime concetti, esprime quello che è ciò che lo anima, cioè quello che gli fa fare le strategie. Ma bisognava avere il concetto secondo cui energia e materia sono la stessa cosa. Ovvio che se non c'è questo concetto a priori del pensiero, il pensiero prende un'altra via. Sì, ma c'è anche un altro discorso da fare, che nel senso, al di là delle falsificazioni, delle traduzioni e delle cattive interpretazioni, esiste anche una cosa che è fondamentale, che il monoteismo ha fatto, cioè che probabilmente molti autori antichi, che noi li interpretiamo in una certa maniera o li diamo una certa vadità, danno un significato diverso a questo, e forse erano anche consci che i significati erano molteplici, anche perché certe volte le parole non si esauriscono solo nelle parole, ma sono dei concetti consistenti. E molte volte una parola può contenere molti concetti, molte interpretazioni o molte possibilità o molte vie. Cosa ha fatto i monoteisti? Di fronte a una società che poteva offrire lo stesso concetto, molte interpretazioni o molte possibilità, o chi si riconnetteva ad altre entità o ad altre parole o ad altri valori o ad altri mondi, li hanno tutti spezzati, li hanno tutti cancellati e hanno selezionato quelli che erano più comodi loro. Di conseguenza è ben difficile dire cosa intendeva Platone. E noi purtroppo Platone abbiamo l'interpretazione che danno i cristiani, perché sono gli unici che sono arrogati il diritto di interpretarlo, però probabilmente il suo parlare non era il povero come il parlare cristiano, il parlare dei monoteisti, era molto ricco, e sicuramente le sue parole erano un insieme di concetti che le persone erano in grado di comprendere. Creando la distruzione della cultura, ci è rimasto solo il concetto che i cristiani hanno elevato. Poi un concetto che viene espresso attraverso le parole non è dato da ciò che le parole dicono come oggettività, ma è l'emozione, l'emotività dell'uomo che le esprime, la sua conoscenza, la sua cultura, il suo modo di vedere le cose e l'urgenza che lui aveva di dire quella cosa.
perché io posso dire quella cosa, ma anche esattamente inverso, cioè un concetto opposto, in una situazione diversa. Cioè quando mi cambiano delle variabili, un concetto che lo do in positivo, posso dire le stesse cose in negativo, ma non è che dico un'altra cosa, semplicemente è collocata in un'oggettività diversa, per cui il significato che gli attribuisco è assolutamente diverso. Cioè l'uso delle parole è ingannatore se noi non conosciamo da dove quelle parole provengono. Sì, ma c'è anche un discorso che è fondamentale da fare, che molte delle informazioni che appartenevano alla cultura antica erano informazioni di tipo orale, cioè nel senso che venivano tramandate in maniera orale, proprio perché si era consci che le parole in se stesse dicevano poco, cioè che ci doveva essere il veicolo o la persona che le portava, che dava la dimensione, che gli dava vita, che gli dava profondità, che gli dava valore, e di conseguenza, sapendo che un messaggio mi viene non da un testo, ma mi viene da una persona, so che questo testo o questa affermazione, questo concetto può essere anche modificato ed alterato. So che questa alternazione la posso fare anch'io e so che di conseguenza le cose non sono stabili, ma sono in trasformazione. E questo è chiaro, è un concetto di chi non è all'interno del monoteismo. È certo che non essendo questo di eresia o il concetto di ortodossia, per gli antichi questo problema non si poneva, si sapeva che ogni portatore di messaggio, ognuno che affermava qualcosa che aveva preso ma che aveva elaborato e che lo riportava in maniera sua, di conseguenza non lo si vedeva come il testimone, ma si vedeva come la capacità di elaborazione, perciò anche il comportamento o il comprendere le persone e rientravi in una funzione ben diversa rispetto alla funzione che viene relegata, ad esempio, al sacerdote all'interno della religione cristiana. Poi c'è un altro discorso, molte cose a monte si davano per scontate, sì. Cioè quando uno scriveva o scrive un testo, e dà per scontata tutta l'oggettività culturale nella quale vive. Ma oltre che dare scontate, erano acquisite alla cultura delle persone, cioè nel senso che non si pensava di parlare con una massa di ignoranti come i monoteisti, cioè si dava che queste persone avessero acquisito dei concetti di elaborazione che i monoteisti hanno perso. Quando Platone si prendeva il Timeo, andava sull'Agorà e se lo metteva a leggere, perché pubblicare vuol dire mettersi a leggere sull'Agorà il testo che Platone aveva scritto. Gli astanti sapevano a cosa lui si riferiva con le varie parole, con i vari concetti, per cui sapevano che dalla loro cultura ne derivava un arricchimento, ma lui non faceva il riassunto di tutta la cultura del tempo per dopo scrivere il Timeo, a noi è rimasto quel pezzetto estrapolato dall'insieme che quel pezzetto ha generato, per cui a volte siamo amanti di Platone, altre volte gli spaccheremmo la faccia, non è che lui abbia delle colpe in realtà, lo facciamo noi perché collochiamo le cose in questo tipo di cultura. Per cui chiaramente noi abbiamo anche il diritto di selezionare le cose e di commentarle a modo nostro. Per questo noi non prendiamo mai per oro colato nessuno. Sì, ma questo diciamo che forse la critica non viene tanto per le sue affermazioni, ma per il quanto come è stata utilizzata dagli altri. Cioè se una cosa che a noi può anche non dire molto o non crea del danno, uno può anche non curarsene. Esatto. Il problema è quando questa cosa viene utilizzata a giustificare il monoteismo o la follia criminale cristiana. Allora a questo punto si va a vedere cosa, che strumenti utilizza dal punto di vista intellettuale, religioso o di affermazione il criminale del cristianesimo. Allora a questo punto uno deve anche trovarsi a scontrarsi con certe realtà tipo quella di Platone, però nulla toglie che potenzialmente una sua affermazione inserita all'interno di una società molteplice come cultura e come stile di vita non avrebbe creato problemi, non avrebbe creato dei danni che crea adesso all'interno di una società monoteistica. Anche perché ci ricordiamo che a quei tempi, sto parlando non dei tempi di Platone, ma subito dopo, cioè attorno al primo, secondo secolo, il proselitismo ebraico era violentissimo, sì. No? C'era l'espansionismo ebraico, era violentissimo. E l'ebraismo aveva sì tutta una serie di successi, cioè stava mettendo successi a manico, ma aveva una povertà intellettuale, una miseria religiosa ed etica che veniva a scontrarsi col paganesimo e essenzialmente con i greci. Nel suo scontro con il paganesimo e con i greci, e l'ebraismo ha saccheggiato sistematicamente tutta quella che era la cultura greca. Tant'è che molti libri, quello che è la Bibbia, le cosiddette traduzioni dei 70, 72, poi vengono 70, in realtà sono delle vere e proprie elaborazioni
e rubacchiate anche dal peggiore dei paganesimi, cioè neanche dal paganesimo culturale che aveva un certo peso, ma dal peggiore, il più abietto, perché gli ebrei in quel momento stavano saccheggiando tutto il mondo. Per cui figuratevi un po' cosa è rimasto di quello che era la grecità antica, insomma. Sì, beh, un'altra caratteristica dell'ebraismo all'interno del monoteismo è stata quella, ad esempio, del distruggere completamente altre culture. Io si parla dei filistei, dei cananei, per poi di appropriarsi delle sue definizioni, della loro cultura, ma prima hanno dovuto annientarli, hanno dovuto proprio ucciderli, hanno fatto le guerre, hanno distrutto popolazioni che avevano una ricchezza dal punto di vista anche religioso inconsistente. Basta parlare, ad esempio, da vedere nella Bibbia tutte le volte che i cananei vengono citati proprio in una maniera peggiore. Eppure moltissime poi delle cose che sono entrate nel bagaglio religioso degli ebrei sono state proprio derubate ai cananei, però prima li hanno osteggiati, li hanno annientati, li hanno oltraggiati, li hanno cancellati e poi hanno utilizzato quello che gli era più comodo. Se leggiamo i reperti di Ugarit, ritroviamo tantissimi passi che sono stati saccheggiati dagli ebrei per le loro Bibbie, insomma, cioè li troviamo di pari passo. Qual è il vero problema? Era che quando era Ugarit aveva un senso quella cultura, perché era funzionale alla vita. Quando gli ebrei se ne appropriano e la usano per la loro Bibbia, la usano apposta per distruggere la Bibbia e costringere le persone in ginocchio, cioè per distruggere la vita e costringere le persone in ginocchio. Per cui abbiamo dei pezzi che appartengono a una cultura che vengono letteralmente rubati, perché vengono rubati, un saccheggio sistematico, uno dei più vergognosi, dopodiché una volta rubati vengono utilizzati e trasformati per costringere persone in ginocchio. Io ho alcuni pezzi dei trovamenti di Ugarit, oltretutto fatti anche da cattolici, cioè da PM credo fosse l'edizione, che è veramente una cosa vergognosa. Non ci sono parole per definire. E gli ebrei hanno cominciato quello che poi i cristiani hanno continuato, perché dopo, siccome gli ebrei hanno preso delle mazziate non indifferenti, perché forse fare guerra a destra e a sinistra ne hanno prese a destra e a sinistra, allora sono tirati i remi in barca, hanno cessato di fare proselitismo e ci hanno pensato i cristiani poi a continuare, gli zeloti praticamente. Sì, beh, appunto, difatti basta pensare, qualcuno viene a dire appunto che dice adesso che appunto l'ebraismo non è una religione che fa proseliti, ma lo fa perché aveva esattamente tante bastonate dei popoli vicini sul discorso proprio del proselitismo. Ma appunto il problema è che hanno preso queste bastonate non per la loro religione, ma perché le popolazioni vicine non comprendevano perché ci dovesse discriminare delle persone in base alla religione, alla cultura, in base a una visione religiosa. Cioè, per loro era inconcepibile il discorso della discriminazione per il fatto di un fattore religioso, e veramente per loro era inconcepibile concepire che un popolo potesse violare i diritti degli altri, perché basta pensare che ad esempio in Israele, nella Palestina, ad esempio, le minoranze greche erano perseguitate, e quando si chiedevano perché erano perseguitate e gli veniva risposto per il fattore religioso, per loro veramente era un'opera di bestialità, perché non era combattere contro un nemico, ma era negare l'esistenza delle persone che non facevano nessun danno, che vivevano lì in quel paese. Poi fate conto che hanno cominciato a massacrarsi fin da subito fra Islam e ebrei, cioè Maometto ha distrutto 2 o 3 città ebraiche e viceversa, cioè ci sono fatti una guerra spietatissima fra Maometto in persona e gli ebrei, per cui pensate un po' il significato, insomma, che ha tutto questo, e tutti quanti per vendere il loro Dio. Sì. Cioè, che questa è la cosa più aberrante. Dicessi, vabbè, vendono stoffe, almeno mi vesto. No, vendono il loro Dio, cioè il Dio che diventa merce, che viene spacciato. Va bene. Beh, Francesco, tutti i momenti guardate sempre sulla violenza, sull'imposizione violenta. Gli diamo appuntamento per venerdì 21. Sì. Venerdì 21 giugno. Alle ore 20:15 e alle 20:45 ci troviamo tutti quanti a Marostica, via Montello 66, penultimo dibattito, è l'intento. E state con le orecchie allerta, perché io comincio a lavorare in fonderia lunedì, non so che turni avrò, spero naturalmente di non avere assolutamente problemi di fare il dibattito, e siccome non posso prendermi permessi il primo mese, dovrò per forza spostarlo a un venerdì più ottimale. E sarà probabilmente il venerdì dopo, se dovesse andare male, perché non posso spostare di più, perché dobbiamo per forza chiudere i dibattiti prima di agosto. Sì, perché dopo agosto agosto c'è il rito, ma comunque dopo dobbiamo cambiare anche la fase, perché ormai abbiamo concluso
sei anni di costruzione, e bisogna cambiare fase. Cui, esistono sempre delle fasi nella vita, vero Francesco? Sì. Esiste l'inizio, conclusione, un reinizio, cioè che vuol dire che non facciamo più niente, vuol dire che facciamo di più, ma in maniera diversa. Sì, no, appunto il problema è anche consistente, è che logicamente andare a sforare al di là dell'estate sarebbe anche togliere la continuità alla cosa, perché praticamente, cioè nel senso, creare un voto così consistente sarebbe abbastanza, anche perché potremmo appunto considerare il discorso del rito come la conclusione di questo lungo, esatto, percorso, cioè, sarebbe brutto, speriamo che le cose non siano così gravi da doverlo spostare dopo l'estate, vedremo di organizzarsi in maniera tale che luglio sia la conclusione di questo corso. Anche perché con l'intento noi entriamo nel mondo come tempo e parliamo del grande intento di Eros universale, quello che scioglie quello che scioglie i legamenti e quello che spezza le membra, perché tutto quello che farete è legato all'Eros universale. Entreremo nel mondo come tempo, capiremo alcuni meccanismi di passaggi fra il percepire il mondo come tempo e il mondo come materia, dove nella materia, nella ragione, il tempo non è altro che misura del mutamento, mentre il tempo esiste anche in sé. E vedremo anche perché non è esatto dire usare il termine tempo, ma non ne ho altri di migliore di questo. E nel sognare parleremo, nell'ultimo dibattito, delle varie tecniche, di alcuni effetti, di alcune trasformazioni nella costruzione del corpo luminoso. Vedremo cosa significa, tutta una serie di significati, alcuni che già stanno sognando, hanno, lo stanno vivendo anche in prima persona, e parleremo anche di questo. Con questo finiamo il ciclo e vi ricordo che questo è stato il ciclo più avanzato di stregoneria che sia stato fatto in Italia, ma forse anche in tutto il mondo, salvo quelli che hanno avuto la fortuna di avere contatti con stregoni migliori di me. E questo è un altro discorso. Anzi, io non sono uno stregone, sarò 5 minuti prima di morire, forse lo diventerò, però siccome qualcosina ho imparato nel frattempo, quello che ho imparato ve lo regalo. E si può fare meglio e lavoreremo anche per fare meglio, però farà parte di cose diverse, di momenti diversi della vita della costruzione. Bene, allora Francesco. Beh, posso rubarti ancora un attimo. Adesso tu vai tranquillo che intanto mi preparo per il prossimo vino orfico. No, vai tranquillo. No, io voglio ricordare una persona che in un certo senso... E le mire Zola? Bravo. Ho mandato un messaggio in lista, no? Dicendo che in effetti Elemire Zola, avendo fatto i mistici dell'Occidente, mi ha aiutato moltissimo, e mi ha aiutato moltissimo anche per capire la miseria di quello che è il misticismo cristiano. E siccome lo ha scritto nel 63 questo, no? Io l'ho letto, faccio conto, fine anni 70 questo libro, e mi sono ricordato di un passo che ho in Abur, della sua interpretazione relativa ai poveri di spirito. E siccome è molto articolata, l'ho presa, l'ho copiata e l'ho mandata in lista. Ci credi che due giorni dopo, forse un giorno dopo, nell'altra lista, quella dei figli di puttana, c'era già qualcuno che aveva messo degli articoli ripresi da qualche parte? Sì, questo posso anche immaginarlo, insomma. E un altro che aveva sottolineato come sto Zola era amante della campa, la quale era una di destra, e non capiva questo connubio fra misticismo e questa di destra, come se ci fosse una connotazione politica nella percezione del mondo. Comunque. Sì, beh, per quanto riguarda Elemir Zola, bisogna comunque ricordare che è stato uno dei precursori, che ha avuto anche il successo di poter creare riviste come Conoscenza Religiosa. Io purtroppo di Conoscenza Religiosa ho sempre trovato pochi numeri, infatti ne ho pochissimi che ho letto, però va riconosciuto la sua capacità dal punto di vista culturale di elaborare in periodi non facili, perché in questo momento affrontare temi di mitologia quando fanno anche le dispense appuntate nelle edicole è facile. Lui l'ha fatto in anni in cui veramente la mitologia era considerata relegata ai margini. Ha dato un ampio spazio ad autori stranieri che hanno fatto degli studi fondamentali per quanto riguarda la mitologia. Anche nel campo, diciamo, delle regioni monoteistiche ha utilizzato studiosi che hanno dato una dimensione profonda a certi fattori mistici di quella religione, e però davano uno studio. E diciamo che sia le sue opere, sia la rivista Conoscenza Religiosa è stato veramente un laboratorio. Voglio ricordare che ad esempio Zola fece pubblicare sulla sua rivista
conoscenza religiosa in alcuni pezzi mai tradotti, tipo ad esempio ci fu un libro, c'è un opuscolo di Porfirio, Sugli dei e gli uomini di Sallustio, Sugli dei e il mondo di Sallustio, fu pubblicato la prima volta nell'edizione appunto di conoscenza religiosa ed è un contributo notevole. Lui fece degli studi di mitologia non da poco e soprattutto aprì la via a questi studi. Basta pensare che Zolla era amico di Cugliano, uno studioso dell'Erson del Rinascimento, che era continuatore del pensiero di Eliade. Beh, Cugliano è stato ucciso in un'università americana molto giovane e ancora adesso non si sa chi l'abbia ucciso, e lui era specialista della magia del Rinascimento, perciò è stato il precursore, quello che in ambito diciamo accademico ha mantenuto e ha permesso di conoscere molti autori. Lui appunto è morto di recente e ritengo giusto, anche se alcune sue interpretazioni non sono condivisibili, il contributo che ha dato è stato consistente per l'Italia, anche perché purtroppo per troppi anni la mitologia è stata sempre relegata ai margini e non apprezzata e non vista per l'importanza che aveva. I suoi studi appunto sia di simbologia sia di altre tematiche vanno considerati. Basta pensare che appunto la rivista Conoscenza Religiosa viene pubblicata da una casa editrice che era la Nuova Italia, che ha fatto molte pubblicazioni su tematiche inerenti alla storia delle religioni. E vabbè, lo vogliamo ricordare così, lo vogliamo perché è giusto ricordarlo, al di là delle differenze che sicuramente ci sono e ci sono state col suo pensiero. Sai, è un po' difficile riuscire a trovare delle persone che pensano come noi, perché penso che anche coso Dresner, no? Dresner non è che pensi come noi, no, cioè, ma difatti, cioè, però in effetti danno un grande contributo a quella che è la cultura, a quello che è la vita, e danno anche degli strumenti attraverso i quali poter costruire la vita e poter costruire la cultura. Pertanto sempre omaggio a questi personaggi, e questi personaggi vanno anche sempre riveriti, perché in fondo hanno fatto delle grandi battaglie nella loro vita e hanno fatto dei grandi regali all'umanità, cioè hanno dato la loro moneta, il loro contributo. Per cui noi dobbiamo essere sempre grati a tutte queste persone. Questo non significa che ne sposiamo il pensiero o ne sposiamo la visione, però sta di fatto che io ho letto volentieri quello che Émile Zola ha scritto, mm-hmm. e mi ha fatto capire tutta una serie di passaggi. Per i mistici dell'Occidente, io cito questo perché quello che ho letto in gran parte, non l'ho letto tutto, però mi ha fatto capire quella che era la miseria morale, cioè la miseria magica, miseria della vita, la miseria di vedere il mondo che era portata dal cristianesimo, e lo ha fatto nel 1963, ricordiamoci sto libro. Per cui io lo ripeto, l'ho letto negli anni 70, per cui l'ho letto 10 forse 15 anni dopo, anche verso la fine degli anni 70, 15 anni dopo che lui lo aveva scritto. Fate un po' conto che razza di patrimonio aveva dato, insomma. Sì, basta pensare che l'ultimo libro, se non sbaglio, di Zolla è stato un libro su Dioniso. Sì. L'ultimo libro proprio del... Cercava di commerciare Dioniso con quello che era il discorso di Nietzsche. Perché, meno male, insomma, viene fuori dal cristianesimo anche lui, no? E aveva fatto anche parecchi libri di ricerca sullo sciamanesimo. Sì. Cioè, questo era il suo punto forza in realtà, per cui viene ricordato. Difatti appunto si lega la sua amicizia appunto con Cugliano proprio per questo fatto, per lo studio proprio dei maghi del Rinascimento, proprio perché c'erano di questo di conoscenza appunto sciamanica. Va bene, per cui omaggio a Elmire Zola. Zolla. Zolla. Zola era francese. Bene, ignorfici. Cioè, anche questa che ha tradotto ignorfici, ho detto tante parolacce io, no? Non gliel'ho detto, sì, no, ma di fatto. Che le sue traduzioni sono fuori di testa. In realtà non è che siano fuori di testa, sono fatte da una persona che conosce bene il greco, che conosce bene anche la mitologia, che però è cresciuta in ambito cristiano. Cioè, non si può mica persona fare. Comunque esiste sempre la traduzione di Giuseppe Fagin, della Buonanima, che è di Vicenza, che ha fatto l'ignorfici ben prima di questa persona, ha dimostrato, a mio avviso, leggendo l'ignorfici di Giuseppe, la traduzione di Giuseppe Fagin, migliore intelligenza e migliore capacità. Basta pensare che abbiamo inciso, visto che si parla di Giuseppe Fagin, già negli anni 50 Giuseppe Fagin pubblicò un libro sulle streghe, in cui veramente prese in giro la teologia cristiana sulle affermazioni delle accuse dei rapporti con il diavolo, con Satana, rispetto alle streghe.
Sì. Sì, sì, no, ma esistono tutti questi autori, tutti questi personaggi che hanno fatto un grandissimo lavoro. C'è un altro omaggio che però non abbiamo ancora fatto, ed è all'inaugurazione che sta per avvenire alla Biblioteca di Alessandria. Mm. Se permetti, è previsti 8 milioni di volumi, è una ricostruzione doverosa che manca da Aureliano, 270 d.C., insomma.